Florida e Firenze, la vittoria del Firenze. Intanto il centro, Giuliano, e c'è questo rigore in movimento e il vantaggio del Bisceglie dopo appena 1 minuto e 17 secondi di gioco. Trasmissione dalla destra tutta sola, Giuliano al centro indisturbata, si distende davanti tutta la formazione biancazzurra, Lusilea da lontano, Oselame. Volte in cui il Montesivano è partito in svantaggio, ancora Giuliano per Rion, torna Lusileia che ci mette l'esterno del piede. Ma davvero un Bisceglie sfortunato che ha preso 4 pali. Adesso al centro l'intervento di Oselame su Guidotti, a Cecco sulla destra, ancora di Cecco verso sinistra da parte di Guidotti con l'esterno, interviene bene Oselame. Si avvicina anche Santos, la finta ancora per Tresvilla sul primo palo, poi Santos, correzione volante sulla risposta di Esposito, il raddoppio del Bisceglie, 0-2 per a favore della formazione del Bisceglie, mentre si prepara il cambio Susanna Nicoletti, ex del match, 2 anni qui a Montesilvano dove ha vinto una super, credo che ha visto la spinta di Marino, se ne va benissimo sulla sinistra Federica Belli e poi incrocia 2-3, quindi conferma la vittoria del Bisceglie che in questo momento in vantaggio con Pari che calcia, poi Lusilea sulla ribattuta, di nuovo Selame che esce a valanga e il pallone rimane lì con Pari, toccata da Villa al momento del tiro, benissimo Guidotti, Lusilea che gira di prima per Ortega, fucilata sul primo palo anche il primo capitano della nazionale. Intanto Manieri, una conclusione improvvisa che in campo neanche Amparo, neanche 1 minuto. Intanto Belli sulla sinistra, un tiro bellissimo di Svilla, di Incecco per Lusileia contro Nicoletti, Lusileia va a destra e prende una traversa micidiale, ha spazio per calciare, preferisce tornare verso il destro, poi eccolo qui il destro, ma servizio ancora per Manieri, si muove verso il centro Lusileia, Manieri spazio a sinistra sul secondo palo, non arriva per un soffio, se rimane in attacco il Montesilvano, Lusileia che si gira bene sul primo controllo, di nuovo Lusileia dal limite, Oselame in 2 tempi, solo Santos in difesa, Manieri per Lusileia che sterza ancora per Manieri con il mancino 2 volte e c'è Taina Santos che calcio di punizione battuto per Borges che sbuca e c'è il palo, sta veramente facendo di tutto, ci ha messo un po' del suo anche la dea bendata, Esposito che esce bene su Tresvilla, torta la pacchia del Montesilvano, Tresvilla ancora sul secondo palo dove non arriva Taina Santos, la rincorsa della numero 27 contro Oselame, il calcio, la parata di Oselame sulla ribattuta, arriva primo il Bisceglie operato da Lusileia che va a calciare e finalmente buca la porta di Oselame, è rimasta a terra nella circostanza Nicoletti, non c'era fallo secondo il direttore di gara che era molto vicino e così la riapre a noi Cecco, a Matijevic subito in contropiede con Annese che è velocissima, Annese che buca la rete alle spalle di Esposito, torna subito sopra di 2 il Bisceglie con Flavia Annese, 8 e 24 dal termine e c'è la risposta di Annese per il risultato che torna sull'1-3, Belli che si accentra, Belli di nuovo, lo scambio bellissimo, la combinazione con Manieri non è andata però a buon fine per l'intervento di Oselame, Ion contro Esposito, ha provato il tocco morbido che può battere con i piedi, è brava anche così, adesso il pallone che arriva a Tresvilla contro Borges, Tresvilla e si salva Borges, Manieri, mancano 3.55, Borges la gira benissimo, Lusileia, Borges per Manieri, interviene poi Sciascio, 2-3, riapre Sciascio ancora una volta la partita, prima Lusilea, adesso Sciascio, mancano 1 minuto e 57 secondi, grande esperienza Nicoletti, è vero, Don cade a terra, non c'è fallo, Belli con il petto col sinistro, incredibile, il del Bisceglie, Belli che cerca di mettere in mezzo, arriva lì Lusilea addosso e Oselame 2 volte.